Sinibaldi, secondo lei siamo in un occhio del ciclone, la grande trasformazione è quello, non ci si può accorgere della portata di questa grande trasformazione? Beh sì, c'è questo rischio, che quando molte cose ruotano intorno a noi, come appunto accade quando si è nell'occhio del ciclone, non si capisce bene. C'è per esempio un'impressione, si dice, per fortuna non ho mai vissuto l'esperienza di essere nell'occhio del ciclone, di vivere uno stato di calma apparente, di non accorgersi di quello che davvero accade. Diciamo che soprattutto pensando al campo che mi occupo, cioè quello della comunicazione, le trasformazioni tecnologiche, sociali, psicologiche, economiche, sono talmente ampie, profonde, veloci, che come se ruotassero intorno a noi e non ci consentono un punto di vista chiaro su quello che sta accadendo. Ma questo lo dico perché ogni volta che parliamo di comunicazione, e penso che ogni volta che parliamo di trasformazione, rischiamo un po', dobbiamo rischiare, rischiamo di dire delle cose che poi si realizzano. No, io penso che il compito così della cultura è anche questo, di proporre delle idee, rischiando anche quando è necessario, rischiando appunto l'imprecisione, il malinteso. Dobbiamo farlo questo lavoro, sarebbe bello aspettare che tutto si calmi e descrivere quello che è accaduto, e sicuramente qualcuno lo farà, gli storici, i pensatori. Noi che facciamo comunicazione ogni giorno dobbiamo avere, diciamo, persino l'entusiasmo, ecco, c'è poco di entusiasmante ovviamente nell'immagine dell'occhio del ciclone, persino l'entusiasmo di raccogliere questa sfida, di parlare di quello che sta accadendo. Secondo lei la parola o le parole che descriveranno il futuro, e perché? Ma la parola che descriverà o sfiderà il futuro, la parola della sfida per me è democrazia. Non abbiamo una parola migliore, non abbiamo ancora una parola migliore di questa, che è nata almeno 5 secoli avanti Cristo, per descrivere lo scontro che c'è sempre stato in ogni epoca tra la capacità di ognuno di noi di avere potere, sovranità, meglio dire, sulla propria vita, e quello dei poteri più forti, più organizzati, di ridurre questo potere. Io penso che le tecnologie rilanciano a un livello ancora più elevato questa sfida, che è quella di avere la libertà, la capacità di decidere, gli elementi di uguaglianza che consentono di condividere una decisione, di non essere sopraffatti o ignorati o umiliati. Penso che la partecipazione, la democrazia, queste parole qua descrivono bene, in mancanza forse di altre che forse le generazioni più giovani della mia inventeranno, per descrivere quella che è la vera sfida del futuro. Tutto quello che sta accadendo ci dà armi in più, ci dà possibilità, contiene potenzialità che allargano la nostra capacità di conoscere, di partecipare alle decisioni, di scegliere con attenzione, di prendersi il tempo necessario per adottare le misure, di essere in connessione, di aumentare le nostre capacità di comunicazione o no. Questa per me è la democrazia, e dunque la democrazia è il terreno di una sfida. Spero che sia la parola del futuro, perché spero che ci sia consapevolezza che questa sfida oggi è ancora più importante di quanto forse non è mai stata.